Non dimentichiamo che avevamo giocato 3 giorni fa, a differenza dei nostri avversari, per cui qualcosa dal punto di vista del fisico potevamo patire. Sicuramente il Bologna ha qualità alta come la Sampdoria, per colmare il gap dovevamo fare una grande partita di sacrificio, anche rischiando qualcosa perché giocavamo contro giocatori molto forti. Non a caso il Bologna, insomma, vuole andare. L'anno scorso ha rischiato di andare in Europa League e lotta per quei palcoscenici che a noi sicuramente non competono. È chiaro che per vincerla dovevi fare la partita così, soffrire, colpire al momento giusto, la squadra è stata brava, insomma, una grande soddisfazione, però bisogna rimanere coi piedi per terra perché insomma 6 punti non sono nulla. È chiaro che nessuno di noi pensava in queste prime 3 partite di fare questo bottino, per cui ci verrà buono in seguito, ecco. Ma io guardo sempre la squadra nel complesso. La squadra mi è piaciuta per atteggiamento, voglia. Purtroppo abbiamo perso Moncini subito e Caprari ha giocato con un leggero fastidio. Ionita mi ha chiesto quasi il cambio a fine primo tempo. Sapevo che eravamo corti anche di fiato perché insomma queste 3 partite in 8 giorni non erano preventivate all'inizio e giocarle diventa difficile. Oggi per ottenere un risultato positivo, come ho detto ieri in conferenza, bisognava cercare di fare una grande partita, raddoppiare, soffrire, perché contro questo Bologna è impensabile non poter soffrire. Insomma, hanno giocatori molto bravi, da Baro a Palacio, a Scon Olsen, poi mettono dentro Orsolini, Sansone, cioè è incredibile il parco giocatori che hanno, giovani bravissimi, per cui molto bravi nell'uno contro uno, però la squadra è stata molto brava, se no non riesce a vincere una partita del genere. Montipò ha fatto quello che siamo abituati a vedergli fare, per cui eravamo molto tranquilli da questo punto di vista e sono molto felice per lui. La Padula è per questo che ho preferito far partire Moncini, perché si è allenato poco, però sapevo che entrando mi poteva dare quello che è lui dentro l'area di rigore, per cui sono molto contento del gol che ha trovato, gli darà fiducia, adesso ha bisogno solo di allenarsi, però è un ragazzo che ci tiene molto, che si allena bene, e poi anche Iago Falchi oggi è stato molto bravo perché era la prima partita dopo tanto tempo e ci ha fatto subito intravedere quello che ci potrà dare in seguito, ecco. Iago Falchi mi è piaciuto molto, insomma Insigne aveva giocato 2 partite, Iago Falchi era stato onesto e mi aveva detto che chiaramente non aveva più di 60 minuti, forse un tempo, però invece è stato bravo anche il secondo tempo, era pimpante, mi è piaciuto molto. Poi è chiaro che ho dovuto fare delle scelte in quel momento per mettere gente fresca perché sapevo che lui insomma, sarebbe stato un cambio, però ci potrà dare una grande mano. Ma se pensiamo di non soffrire col Bologna siamo fuori strada tutti, dobbiamo ritornare un attimino tutti sulla terra. Queste sono squadre che è qualche anno che vanno avanti in Serie A, che lottano per l'Europa. Noi per vincere queste partite dobbiamo fare delle cose incredibili a livello di squadra per colmare sicuramente il gap che c'è con squadre abituate a giocare a questi livelli, a giocare per traguardi prestigiosi.